Un corso di BLSD per primo soccorso nella giornata di ieri al Lido 3-3 di Marina di Camerota. La cooperativa Subluce ha organizzato un intero giorno di corso per istruire sui primi interventi nei casi di emergenza. Ci occupiamo di diverse cose che riguardano appunto il sociale, dell'emergenza sanitaria e l'assistenza sia domiciliare che ospedaliera. Infatti sia fra i soci che fra i soci volontari e comunque persone che aderiscono alla cooperativa a titolo di volontariato in modo gratuito ci sono non solo appunto infermieri ma anche assistenti. E in principal modo oggi ci siamo occupati dell'emergenza sanitaria e nello specifico del corso di BLSD organizzato non solo per laici che sono le persone non infermieri, non mediche, ma persone che nel loro vivere quotidiano si occupano di tutt'altro. In questo momento ci sono bagnini, ci sono volontari del soccorso, non medico né infermieri, né persone comuni, insomma, che non fanno, non è questo il loro compito quotidiano, ma lo fanno nelle ore di libere, insomma, come volontariato. Ecco, cosa si sta facendo un po' con alle tue spalle? Perché vedo che in qualche modo. In questo momento siamo già nella fase pratica, quasi al termine del corso, e loro in pratica stanno applicando le nozioni che stamattina sono state fornite dai loro istruttori. Ora quindi il corso praticamente teorico e pratico? Sì, abbiamo fatto stamattina una parte teorica a cui poi ha fatto seguito un test di apprendimento di quelle nozioni date in mattinata. Dalle 11 più o meno fino ad ora invece si stanno occupando della parte pratica e quindi stanno appunto applicando le nozioni che hanno ricevuto stamattina. In questo caso fanno massaggio cardiaco, insufflazioni e utilizzo del defibrillatore semiautomatico su una persona che hanno dichiarato incosciente. Questo corso è stato organizzato in circa 2 mesi con moltissime difficoltà, poi invece abbiamo avuto il benestare di questo Lido che ci ospita. Abbiamo avuto degli istruttori che hanno aderito con velocità straordinaria, ma il problema non è tanto trovare gli istruttori perché loro hanno sempre voglia di fare. Tengo a ribadire che noi qui abbiamo 3 istruttori che sono infermieri e che si occupano di questo nel loro vivere quotidiano, quindi lavorando nelle postazioni di 118, chi in centrale, chi proprio in ambulanza, fanno questo per mestiere. Oggi sono qui a titolo gratuito per dare le nozioni che loro sanno alle persone che invece non hanno la più pallida idea. Abbiamo un macellaio, per esempio, che fa tutt'altro quindi di mestiere ed è qui ad impegnarsi da stamattina alle 8:30 e ora sono circa le 4 del pomeriggio. Appunto, gli istruttori sono Angelo Paolini, che possiamo vedere l'impostazione, c'è Antonio Stefano e Paolo Iorio, che quindi hanno messo il loro tempo a nostra disposizione.